Buongiorno ragazzi, oggi si parte in macchina. Sono stra felice, c'è un sole bellissimo. Stamattina mi sono alzato, solita routine, mi sono lavato i denti perché ragazzi, io non riesco la mattina a svegliarmi a stare bene, cioè nel senso fresco e riposato se non mi lavo i denti. Sembra che da prima che mi lavo i denti e dopo che mi lavo i denti cambio radicalmente. Comunque, a parte questa questione, mi sono pesato perché in questi 2 giorni che avevo con la dissenteria ho perso 2 kg e non si possono perdere 2 kg in 2 giorni. E il peso comunque rimane stabile 70,6. Penso che da settimana prossima si aumenti con le calorie, non lo so. Sicuramente passerò 4 giorni on e 3 giorni off rispetto ad ora che sono con 3 off. E poi ho preso la mia integrazione, quindi glutammina. 4 capsule di aminoacidi 411 e una capsula di vitamina C da 1 grammo. Mi sto trovando molto bene con queste marche che se non erro sono quelle della Yamamoto per i BCA e un'altra marca strana per la glutammina ed anche per la vitamina C che però ho comprato su eBay questa volta. Non su siti di integratori. Non posso prendere il caffè, il solito caffettino mattutino. Perché causa dissenteria è meglio evitare. Direi che si è fatto tardi, è tempo di partire e andiamo in palestra a spaccare tutto. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Eccoci qui ragazzi, sono appena tornato a casa dall'allenamento. Quest'oggi sono in ritardissimo, ma volevo farvi vedere preparazione della colazione. Magari mettiamo solo un sottofondo musicale leggero leggero, ma ci parlerò durante tutta la preparazione. Quindi, cosa ci serve? Patata dolce, pollo e burro d'arachidi in polvere che mi avete chiesto in tanti nel video precedente. Comunque, patata dolce, dobbiamo arrivare sui 550 grammi, vediamo un po'. Qui ho la mia scorta, vediamo un po' questa qui, 540 grammi, perfetto, 540 grammi direi che va più che bene, ora andiamo a prepararla. Ora ragazzi, come vi faccio sempre vedere, la andiamo a forare, la cucino intera perché ci vuole meno tempo. Perché la voglio ci voglio spalmare meglio il burro d'arachidi in polvere. Arrotoliamo nello scottex. La teniamo 5 minuti per lato, quindi 5 minuti, poi la capovolgo e altri 5 minuti. Patata dolce, preparata.
presa. Ora, prima di pesare il pollo, preparo l'integrazione, 5 g di creatina, 1 g di vitamina C. Acqua e diventa succo d'arancia. Ragazzi, questo gusto è spettacolare, creatina di My Protein, Cream Pur, gusto pesca e mango, se non erro, una cosa del genere. Ora andiamo a pesare il burro d'arachidi in polvere. Anzi, pesiamo prima il pollo. Dovrebbe arrivare sui 100 grammi più o meno. 110, perfetto. Ora non ci tocca che pesare il burro d'arachidi in polvere, che è il PB2. Il PB2 è questo qui. Io ne andrò a mettere 10 grammi che spalmerò sulle patate e sul pollo. Il microonde è scattato. Ora attacchiamo la padella e andiamo a vedere se è pronta la patata. Al tatto è pronta. È perfettamente cotta. Ora, cosa andremo a fare? La andremo a mettere in padella. Trasferita patata in padella. Questo è sale. Poi la mia spezia preferita, ora mentre cuociamo le patate, la preparazione ve l'ho fatta vedere, penso che mettere il pollo e cuocerlo lo sappiamo fare tutti, quindi faccio vedere la preparazione finale e con un po' di musica andiamo a mangiare. Ah, vi faccio vedere pure come si spalma bene il PB2 sulle patate dolci, quindi con un po' di musica andiamo a mangiare. Quindi ragazzi, questo è un post workout da urlo, ve lo consiglio. Io ora però direi che è giunta ora di mangiare, dato che ho saputo che sono in offerta le orate al Famila, quindi devo scappare a comprarle. Ragazzi, è appena tornata mamma, quindi oggi si mangia prima. Cerco una luce giusta. Comunque, oggi a pranzo avremo sugo in preparazione con pomodorini e piselli, moscardino, perché non ho trovato l'orata, ma comunque avrei fatto il moscardino, e gnocchi. Mitici gnocchi. Ora, dato che devo comunque fare a mamma le orecchiette e quindi sono impegnato con i fornelli, noi ci vediamo con il prodotto finito, che sarà eccezionale veramente. Ragazzi, sono in questa posizione da circa 10 minuti. Mi sono appena alzato, sono le 5. E ho, oltre ad avere un leggero languorino, non ho fatto niente, però mi sono riposato. Questo mi ha fatto capire che sono veramente distrutto, ragazzi, distrutto fisicamente, e che la settimana prossima probabilmente si torna a 4 allenamenti in palestra, 3 allenamenti a corpo libero e 2 di cardio, quindi riduciamo di molto il volume di allenamento totale, sì, sicuramente. Ora sono le 5 e un quarto, prima di studiare, perché devo riprendere lo studio di fisiologia, direi di fare uno spuntino veloce veloce, 2 uova, gallette, marmellata e le solite creme, burro d'arachidi e burro di nocciole, ragazzi, burro di nocciole al cioccolato, spero l'avete comprato. Attitude awesome, mindset positive. Went downhill, but now I'm doing the opposite. Now remember, I was choking under pressure. Now everything I do, I'ma do one better. And way back, it was nothing but a dream, something that I couldn't reach. Don't try, you'll be let down. No way, care less what you say. Just have a little faith, one day you'll be so proud. All you gotta do is believe, even if it means. Beh ragazzi, io dico che è giunto il tempo di mangiare, perché poi mi devo mettere a studiare. Quindi
galletta, uovo, marmellata e sale. I'm gonna be, ought to be uncharted. No words, my tears won't make any room for more. Eccoci qui ragazzi, appena finito di editare la prima parte di questo video. Domani mattina esce un nuovo video, ho rest, domani totale riposo. Penso domani mattina andrò a fare solo una passeggiata al supermercato, vado a vedere se trovo qualcosa. Comunque, ora vado a cena da papà. Visto che non vi porterò con me, lì vi dico che mangerò patate, piselli, pomodori secchi e salmone. Quello l'ho fatto con 10 grammi di olio d'oliva per dar sapore. Noi ci vediamo domani mattina ragazzi, speriamo sia una bella giornata e non piova. Bene bene ragazzi, bene bene. Allora, oggi nonostante il tempo di cacca sono felicissimo, non ho mal di pancia, ho preso il caffè e per adesso nessun problema. Ho pubblicato il video sul canale che esce alle 10 e ora, armato di cuffiette, andrò a fare la spesa a digiuno. Ragazzi, se avete iniziato una dieta o siete in ipocalorica, non lo fate, dato che io non ho mai fame a quest'ora, essendo abituato a fare colazione alle 11. Ora vado a fare la spesa a digiuno, sperando che il tempo regga e non venga a piovere. I can't fight the feeling, I gotta let go. Touchdown, see me in the end zone. In a different time zone, wanna catch sleep. No luck staying up cause I'm antsy. I wanna look and see the places that I haven't yet. I wanna go and meet the people that I haven't met. Get linked to a way better network. Work hard so I'm bumping up my net worth. When you see me I'm riding my own path. I'm hoping I don't crash, it's making me have a flashback. All or nothing, I'm trying to improve. Get better and make moves in the groove, never unpack. Head on straight, I stay tight. Dealing with the switches to richen up my life. Keep it pushing till I'm MIA. Mamma mia ragazzi, si è quasi messo a piovere. Ho fatto una camminata veramente bella, mi ha fatto venire fame. Si sono fatte le 10, io avrei fame, metto la spesa a posto e si prepara il pancake. Ancora non so se lo farò con l'ananas o con le fragole. Una cosa è sicura, ci metto il burro d'arachidi di sopra. Out small, then work your way up and keep your chin up when the day comes. And I'm sporting a smile when you see me wake up, cause I know I got life and it only comes once. And I would die for this and I mean it. Ragazzi, questa è la faccia triste di uno che ha appena finito il suo pancake mattutino. Devo, c'ho tantissime cose da fare. Oltre ad editare il video, devo proprio fare il programma a mio fratello, perché sennò torna e mi picchia, perché gli avevo promesso che glielo facevo. Ragazzi, ho fatto la programmazione a mio fratello per il prossimo mese. Ora ve la faccio leggermente vedere, anche se potrei, dicevo, potrei ultimarla. Allora, mio fratello viene da questo mesociclo qui, che avevo suddiviso in 6 settimane, con il primo giorno questi 4 esercizi, questa è la programmazione. Un quarto allenamento da fare a casa, con push up e rematore, ovviamente con volume che andava incrementando, e il circuito addome che era questo qui. Ora ho fatto un nuovo programma in stile MAV con 3 esercizi su 4 settimane, poi il secondo allenamento sempre a corpo libero, dip, trazione, push up, circuito addome che abbiamo giù, eccolo qui, allenamento di in palestra. Su, diciamo, ci mandiamo su range ipertrofici. Questa è la base della prossimo mese di programmazione che farò per mio fratello. Ora vedo se cambiare qualcosa, ma comunque credo sia fondamentalmente questo. Noi ci vediamo direttamente da nonna, se riesco a portare la telecamera. Credo di sì. Mangerò piselli, pomodori secchi, spettacolare ragazzi. Il pollo che ho già lì perché non l'ho comprato, quindi l'ho lì. E metterò, penso, dell'olio su. Poi ci vediamo con il pranzo. Dai, ci vediamo con il pranzo. Bentornati ragazzi. Come vedete la luce dà una chiara idea dell'orario. Sono le 7:30. Non sono riuscito a riprendere il pranzo alla nonna.
Sono stato con la famiglia, tutto lì, non ho ripreso. Poi sono tornato a casa e ho montato questo video che avete appena visto, ragazzi, e sono contentissimo perché secondo me è il più bel video che ho montato. Fatemi sapere cosa ne pensate, se sono un pochetto migliorato nell'editing, mi ci sto impegnando molto. Tornando alla questione crew, il rest day. Oggi è stato il mio rest day totale, non ho calato i macros rispetto a un giorno di corpo libero, alterno i giorni on off, on quando vado in palestra, off quando cardio, corpo libero o come oggi. Sono comunque a 2400 calorie, quindi non sono assolutamente poche. Perché secondo me è importante? Perché penso lo sappiamo tutti, si dice spesso si cresce a riposo, è vero, ovviamente la condizione principale è che ci alleniamo prima, quindi che diamo il massimo in allenamento, ci alimentiamo correttamente e ovviamente il riposo può solo che farci bene. Io ritengo che per me è fondamentale un giorno a settimana di riposo ci deve essere, piuttosto faccio 3 allenamenti in un giorno, 2 allenamenti in un giorno, ma un giorno totale di riposo ci deve essere. Questo perché? Perché ve lo consiglio soprattutto a chi vuole allenarsi tutti i giorni oppure crede che magari la domenica va bene una corsetta? Perché per il nostro cervello l'allenamento è sempre uno stress, ragazzi. E staccare un giorno, andare a farsi una passeggiata, stare con la famiglia, fare qualcosa che ci piace, anche se l'allenamento in fondo ci piace, però qualcosa che non stressi la testa è molto molto rigenerante per il sistema nervoso centrale, che ragazzi, credetemi, è la parte principale che genera il nostro allenamento, il nostro cervello, il nostro sistema nervoso. Gli impulsi che dai i nostri muscoli sono sono la componente fondamentale che determina un buon allenamento, la riuscita di un buon allenamento. Quindi io ritengo fondamentale il riposo, specialmente per questo, per far riposare appunto quello che è il sistema nervoso centrale. Ora, dato che il video si è fatto veramente lungo, sono contentissimo se l'avete visto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, mi fa molto piacere, mi aiuta a crescere. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Io vi prometto che continuerò a migliorare con l'editing, continuerò a migliorare con i contenuti. E noi ci vediamo direttamente al prossimo video che io girerò domani, ragazzi. Non ci si ferma. Grazie ancora e alla prossima.